Buona Pasqua da Andrea Cartotto e benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata del Cartotto Educational per scoprire insieme da dove trae origine la massima a rimanere in braghe di tela. Non lo sapevo nemmeno io e ora ve lo racconto. Op, da qui. Questa installazione scultorea che stiamo vedendo è la pietra del vituperio, una espressione che fa parte dell'ordinario lessico italiano. Vituperio è quando in realtà una persona viene in qualche misura offesa, no, sbeffeggiata. Però chi veniva vituperato? In questo caso i debitori. Infatti, se veniva contratto un debito, tenete conto che stiamo parlando di un periodo storico che si origina dai primi anni del 1200, perché noi ci troviamo qui a Padova all'interno del Palazzo della Ragione, questa ammirabile aula, ormai un corpo unico, completamente affrescata. Ecco, qui all'interno è sita la pietra del vituperio. I debitori, che non onoravano i debiti appunto, venivano costretti a calarsi i pantaloni, le braghe, e a appoggiare le loro natiche per tre volte su quella pietra. In Veneto, e mi perdonino gli amici veneti, si diceva proprio rimanere in braghe di tela, le braghe di tela. Perché con i debiti, ahimè, ti trovi a non avere neanche i tuoi pantaloni. Pensate un po' cosa accadrebbe al giorno d'oggi. Non solo, ma i debiti poi andavano saldati e se dopo un anno ciò non avveniva, vi era, come dire, un ulteriore vituperio, poiché dei catini d'acqua venivano riversati addosso a queste persone e badate, sempre di fronte ad altre persone, ecco il vituperio, no? Non era mai una punizione che li vedeva da soli. Particolarissima, ripeto, questo edificio, la sua edificazione risale al 1218 e poi negli anni a seguire sono stati completati gli affreschi che a loro volta sono stati poi rimaneggiati nel tempo. La pietra del vituperio è qui. Se avete amici o conoscenti che di recente, insomma, hanno onorato un vostro prestito, oppure ancora li ritenete debitori anche solo di gratitudine nei vostri confronti, portateli a Padova. Ecco, non fateli magari sedere qui perché diversamente temo che la sorveglianza vi possa catturare, ma dalla pietra del vituperio abbiamo capito perché si dice rimanere in braghe di tela. Buona Pasqua, non in braghe di tela però. Un saluto da Andrea Cartotto. Ciao!